La Costituzione della Repubblica Italiana è approvata in via definitiva il 22 dicembre 1947 con 453 voti a favore e 62 contrari. Entriamo a Palazzo Giustiniani con i vicepresidenti del Consiglio e i ministri. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. A 100 anni di distanza l'Italia celebra il 48 dello Statuto col 48 della Costituzione. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. Due calamai, quattro penne da ufficio rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla settecentesca e americana Dichiarazione dei Diritti. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. L'avvocato De Nicola è un grande giurista, siamo tranquilli anche noi. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Le quattro penne sono andate a Pacciardi, Saraga, Gonella e a un giornalista senza dubbio dotato di giornalistica prontezza. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla. Il Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, la firma il 27 dicembre insieme a Umberto Terracini, Presidente dell'Assemblea Costituente, e Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio. La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948. Ora l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Una Repubblica in cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Signori, buongiorno, buona domenica e grazie. Salutiamo Ettore Squillace Greco con un grande applauso. È una grande gioia vedere così tante persone una domenica dopo Pasqua di caldo venire ad ascoltare una fabulazione sulla Costituzione di una città come quella di Scandicci, che fa veramente tantissimo sui temi della legalità nelle scuole. Abbiamo tanti ragazzi quest'oggi ed è un motivo di grande orgoglio, perché questi ragazzi non sono venuti così per farsi vedere, ma perché hanno fatto anche un lavoro che alla fine vi racconteremo in una mattinata che sarà molto densa e piena di cose. Io volevo ringraziare Elena e Raul, perché grazie a loro siamo riusciti a organizzare questo incontro. Io sono andato a trovare al tribunale il dottore Squillace Greco, che per prima cosa, mentre si stava occupando di cose molto importanti, da sostituto procuratore a Firenze, poi è diventato procuratore capo a Livorno, questioni molto gravi, mi ha ricevuto per 5 minuti e ha esordito dicendo: guarda, non mi interessa. Anche io ho detto: la giornata è iniziata malissimo. E lui mi ha detto: guarda, a me non mi interessa la mondanità, farmi bello, farmi pubblicità, la TV, le storie che in questo momento ci opprimono. Mi interessano questioni di autenticità, mi interessa parlare con i giovani, con i ragazzi, raccontare cose vere. Allora ho detto: guarda, allora è Scandicci il posto giusto. E lui ha detto: allora vengo volentieri, ed è venuto volentieri. Chi parla... ne è uscito poi emozionato da quell'incontro, e per cui mi fa molto piacere lasciare subito la parola a Ettore Squillace Greco, che quest'oggi ci parla della Costituzione italiana. Grazie. Grazie. Dunque, grazie e buongiorno a tutti. Devo una spiegazione rispetto al riferimento fatto poc'anzi dal dottore Palumbo. Ho detto subito no alla sua proposta, perché avevo immaginato che questo incontro potesse avere un taglio e dei contenuti diversi da quello che poi in realtà ho capito
può avere. Io non amo molto quelli, pochi, ma qualcuno c'è, tra i miei colleghi, che utilizzano il mestiere che fanno in funzione autopromozionale. Credo che il nostro sia un mestiere che vada fatto seguendo regole di sobrietà, di compostezza, ed avendo sempre presente che noi lavoriamo per l'interesse pubblico, non per promuovere le nostre persone. Il nostro è un mestiere che ha molto a che fare con la politica. Già leggere, interpretare le leggi ha una funzione politica, ma io sono molto d'accordo e assolutamente convinto di quello che diceva un collega straordinario che non c'è più, cioè ai magistrati si addice sì la politica, ma la politica dei diritti, non la politica del potere. Chiusa parentesi. La Costituzione è un libro sì o no? Me lo chiedeva il dottore Palumbo l'altro giorno, me lo chiedevano poc'anzi dei giornalisti. Beh, lo è sicuramente nel senso che questa iniziativa dà al concetto di libro, cioè come, almeno per quanto mi riguarda personalmente, cioè come testo che ha in qualche modo, in qualche misura, segnato la vita di una persona. E nel mio caso devo dire che la lettura della Costituzione, anzi lo studio della Costituzione mi ha sicuramente segnato, ma non sto facendo riferimento alla Costituzione intesa come testo giuridico o a me come magistrato che devo quotidianamente avere come riferimento la Costituzione, ed è bene che ce l'abbia come quotidiano costante riferimento nell'esercizio del mio mestiere. No, mi riferisco all'importanza che questo testo ha avuto quando ero studente, quando ero ragazzo, un po' più grande dei ragazzi che ci sono qui oggi. Quando andai all'università a Bologna e dovetti dare l'esame di diritto costituzionale, cominciai a leggere un testo che era il testo straordinario di diritto costituzionale di Costantino Mortati, uno dei nostri padri costituenti. Erano anni difficili. Tempo fa ho ascoltato le bellissime parole di Benedetta Tobbacci su quegli anni 70. Io ero giovane a Bologna, era metà degli anni 70, ricordo ancora la vicenda dell'omicidio dello studente Francesco Lorusso. In quei giorni entravamo all'università con i cingolati della polizia schierati alle due torri in via Ernerio, in via Zamboni, ed ero come tanti giovani preso dalla voglia di fare, dalla voglia di darmi di fare, di spendermi, e contemporaneamente dalla preoccupazione di finire nella parte sbagliata. Ecco, la lettura del testo di Costantino Mortati, ma anche dell'altro bellissimo testo di Paolo Barile, che è un fiorentino allievo, come sapete, di Piero Calamandrei, mi hanno segnato non dal punto di vista, ripeto, professionale, ma dal punto di vista umano. Razionalizzai da quale parte volevo stare e come potevo stare. Razionalizzai l'importanza delle regole. Credo però che la Costituzione sia anche un libro sotto un aspetto più generale, cioè la Costituzione è il libro di tutti noi, non è un libro, è il libro, è il libro delle regole di una comunità di donne, di uomini che vivono insieme, che si incontrano, che stanno insieme in un territorio, che sono quotidianamente a contatto tra loro. Quindi è la regola delle regole. Poc'anzi un giornalista mi ha chiesto: ma come parlerà della Costituzione? Ci sono persone
di una certa età e ragazzi più giovani. Ho detto, cercherò di fare come hanno fatto i nostri costituenti, perché guardate che la nostra Costituzione è un libro anche dal punto di vista linguistico e letterario. E è una cosa sulla quale non ci pensiamo spesso. Io, che sono un po', come avrete capito, appassionato di questo testo, a prescindere dal lavoro, ogni tanto vado a gironzolare a leggere cose che riguardano la Costituzione. E mi sono sempre reso conto che la Costituzione è scritta benissimo. È in un italiano semplice e chiarissimo. A scuola si direbbe, vedo che ci sono dei ragazzi, che bisogna imparare a scrivere per frasi brevi e con concetti chiari. Ed è quello che hanno fatto i nostri costituenti. Diffidate, ragazzi, di chi scrive cose complicate o di chi vi parla in maniera confusa. Generalmente chi parla in questo modo chiare non ha le idee. E in effetti i nostri costituenti hanno scritto una Costituzione che in un italiano esemplare. E pensate che addirittura Piero Calamandrei, che tutti conoscete perché se non altro è un vostro corregionale, nel famoso discorso che fece nel marzo del 47 all'Assemblea Costituente, quando era stato presentato il primo progetto, l'onorevole Ruini, che era il presidente della commissione dei 75, aveva presentato nel gennaio del 47 il primo progetto di Costituzione e a marzo cominciò la discussione in Parlamento. E Calamandrei lamentava invece la poca chiarezza di alcuni articoli della Costituzione. Dice, se non ricordo male, in quell'occasione, guardate, signori, che la nostra Costituzione, anche alcuni articoli della nostra Costituzione, sono come quelli di ripetitivo di una certa età, che ha due amanti, una giovane e una un po' più anziana. E allora la più anziana gli strappa i capelli bianchi e la più giovane gli strappa i capelli neri, alla fine lui finisce l'altro. Ecco, alcuni articoli della nostra Costituzione, diceva Calamandrei, a furia di essere rilacciati da una parte e dall'altra nella discussione politica, pensi a definire i primi capi. Devo dire che Calamandrei non aveva detto, non ha avuto la ventura di leggere le nostre leggi attuali, non so che cosa avete detto. E a questo proposito, proprio perché, ripeto, tra questo testo e le mie personali passioni c'è sempre stato un legame. Tempo fa, giusto, ho trovato un resoconto di un bel convegno che c'è stato al Senato proprio sulla lingua della Costituzione. E un mio collega, il dottor Colombo, che è un giornalista che si chiama Sebastiano Messina, ha trovato un pezzo di una recente che è stata fatta con importanza di chi l'ha fatta e una importanza per il valore di voi è stata fatta questa legge, però ha riportato un pezzo, se mi sono stampato, mi sono portato una carta e chiedo solo 30 secondi per la loro legge. Questo pezzo di legge dice: la norma fu esposta e preordinata al fine di evitare la eccessiva incidenza della tendenza dei procedimenti amministrativi sulla esecutabilità delle posizioni di vantaggio degli amministrati. Tali posizioni sono da identificare non tanto i diritti irrefragabili, il cui esercizio prescinde dalla produzione di atti permissivi nell'amministrazione, ma in situazioni giuridiche suscettibili di trasformazione a seguito di atti del tipo suicidato.
Ma cosa fa male che mi prende fuori? Io sinceramente non lo penso. E il problema non è solo questo spirito. E pensate a un'altra cosa. Quando nel 2005 avevano approntato una riforma, che poi è stata bocciata, come sapete che non c'è stata la conferma referendaria, avevano sostituito l'articolo 60. Il nostro articolo 60 della Costituzione è un articolo 16, perché i nostri costituenti avevano per dare l'idea come doveva funzionare il nostro Stato, hanno usato un solito e dicono la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Per sostituire questo gruppo, nel progetto del 2005 avevano usato 133, praticamente tre quarti dell'intera Costituzione era solo l'articolo 60. E vedete che già molto tempo fa c'era un signore che si chiamava Cesare Beccaria, a scuola gli hanno spiegato che era Cesare Beccaria, e lo spiegherà. Anche se te lo scrivo non ho tempo, quindi i vostri insegnanti tornate a scuola e chiedete ai vostri insegnanti domani, dice scusi ma c'è un signore dicendo tutte cose strane un po' con il microfono in mano che ci ha detto che ci dovete spiegare chi era Cesare Beccaria e che ha fatto Cesare Beccaria. Questo signore diceva che il signore che era tra l'altro un nobile milanese ha scritto un libro molto importante che si chiama Dei delitti e delle pene. Ci spiegate che cosa significa questo Dei delitti e delle pene, qual è il contenuto di questo libro? Ma Beccaria conclude dicendo che è un grandissimo male quando le leggi sono scritte con una lingua straniera. E perché è un grandissimo male? Perché se le leggi sono scritte con una lingua straniera del popolo, il popolo finisce nelle mani di quei pochi che le leggi le capiscono o fanno finta di capire. E questo argomento che Beccaria ce l'avevano presente i nostri costituenti, che hanno per questo, guardate, usato una lingua semplicissima. E pensate che dopo che era stato preparato il progetto che poi venne presentato nel fu fatto riguardare il testo a due grandi linguisti, perché Terracini lo portò a Concetto Marchesi. Sapete chi era Concetto Marchesi? C'è qualcuno qua dentro che si ricorda di Concetto Marchesi? Almeno qualche mano che mano si è qualche mano che si è. Concetto Marchesi era un uomo straordinario, era il rettore dell'università di Bari, grande artista. L'appello di Concetto Marchesi agli studenti dell'università di Padova è una cosa che credo dovremmo ogni tanto rileggere tutti insieme. E Concetto Marchesi era un grande linguista, che la gente fece correggere la Costituzione dal punto di vista proprio linguistico, e fu chiamato anche un altro ottimo linguista che era Pietro Marcavazzi. Credo che fu proprio a parlare con Pietro Marcavazzi. La conseguenza di questa attenzione per il linguaggio è che noi abbiamo un testo costituzionale che è straordinario, che è fatto in frasi brevi, concise, complessose, che guardate, sono frasi e sono parole che hanno un'altra grandissima qualità, cioè sono costruite in termini tali da adattarsi anche all'evoluzione del tempo. Cioè ci sono dei concetti che scritti 68 anni fa sono oggi suscettibili di essere vivi e vitali. Per esempio
di formazione sociale in cui si svolge la personalità umana. Formazione sociale in cui si svolge la personalità umana. In quei tempi, negli anni successivi, abbiamo sempre dato significato a questa espressione, formazione sociale, qualsiasi forma di gruppo, partiti, sindacati, le associazioni, la famiglia, innanzitutto. Ma se noi trasportiamo questo concetto ad oggi, è o no idoneo anche a rappresentare quella particolare formazione sociale, quel nucleo che si crea tra due persone che anche non sposate vivono stabilmente insieme e si danno reciproco amore ed assistenza, è o no meritevole di tutela per la nostra Repubblica un nucleo di questo genere, anche se non sono sposati, un uomo e una donna che costituiscono un nucleo di questo genere, o due donne o due uomini che costituiscono un nucleo di questo genere. Ecco, la nostra Costituzione contiene questa espressione, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'uomo, e ci dice che sì, anche oggi e anche queste realtà sono per la nostra Costituzione meritevoli di tutela. Si dice sempre: la Costituzione è il libro delle regole. Ma perché bisogna conoscere la Costituzione? Ci sono dei ragazzi qui. Scusate, ma c'è qualcuno che gioca a calcio? C'è qualcuno che gioca a tennis? Niente. Allora, signore. E a pallacanestro? Ora passiamo ai più grandicelli. C'è qualcuno che gioca a carte? E che allora, scusate, ma prima di cominciare a giocare a carte, prima di cominciare a giocare a pallacanestro o a calcio, le regole le imparate o no? Se no, come giocate a calcio? Non dovete imparare quando è fallo laterale, quando è corner, quando è punizione, sì o no? Ed allora noi, prima di cominciare quel grande, straordinario gioco che è la nostra vita di donne e di uomini che stanno insieme, le regole le dobbiamo imparare o no? Le dobbiamo conoscere o no? E quali sono le regole del nostro stare insieme? Sono le regole della nostra Costituzione. Ecco perché tutti, indipendentemente dal mestiere che facciamo, non io che faccio il magistrato, non il dottore Palumbo che fa il giornalista e che per queste cose si occupa anche di diritti costituzionali, articolo 21, poi magari se ci sarà tempo diremo qualcosa, o l'avvocato. No, dobbiamo conoscere le regole, dobbiamo leggerci la Costituzione perché siamo cittadini che viviamo insieme ad altri cittadini, perché siamo una comunità di persone responsabili che vivono insieme agli altri. Vedete, hanno cominciato un lavoro straordinario ed hanno finito in un anno e mezzo. Voi sapete tutti che a giugno 46 c'è la scelta tra Repubblica e monarchia. Dopo il giugno del 46 comincia il lavoro della Costituente, finisce, lo avete visto prima, nel dicembre del 1947. Il 27 dicembre del 47 la Costituzione viene approvata e diventa legge, il primo gennaio del 48 entra in vigore. Ci hanno messo un anno e mezzo a scrivere 139 articoli ed è stato un anno e mezzo che è straordinario. Com'è stato possibile questa cosa straordinaria? Perché straordinaria? Perché, vedete, nasce in una situazione straordinaria. La nostra Costituzione nasce dopo la Shoah, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la bomba atomica. Nasce in un momento particolare di tutto il mondo. Noi diciamo spesso anche
che la nostra Costituzione nasce dalla Resistenza. E però questa espressione un po' viene utilizzata così genericamente che alla fine si sedimenta l'idea che sia una questione cronologica. C'è stata la Resistenza e c'è la Costituzione. Guardate che non è una questione cronologica. Se facciamo riferimento ad alcuni dati, il discorso è complesso, sono costretto per ragioni di tempo ad andare ad essere sintetico. Vedete, in Germania non c'è stata la Resistenza, cioè non c'è stata una vera e propria Resistenza, eppure hanno fatto la Costituzione. Quindi non è vero che non, probabilmente ci sarebbe stata lo stesso una Costituzione senza la Resistenza. E il dato invece è che probabilmente senza la Resistenza noi non avremmo avuto questa Costituzione. Ed è lì il concetto sul quale dobbiamo riflettere. Ed attenzione, attenzione anche alle generalizzazioni. Perché la nostra Resistenza non è stata come la Resistenza francese. Non è stato un moto di popolo che si rivoltava contro il nazifascismo. La nostra Resistenza è stata la lotta condotta da una minoranza, e questo ce lo dicono i libri di storia. Erano, ovviamente sono andato anche a controllare, come bisogna sempre fare, bisogna sempre controllare, ragazzi, ogni volta che studiate una cosa, ogni volta che vi parlano di una cosa, per favore andate a controllare. Oggi su internet e sui giornali c'è una quantità industriale di sciocchezze, noi ci beviamo le sciocchezze pigliandole per vero. Allora sono andato a controllare, ci sono molti libri di storia, cioè la quasi totalità dei libri di storia parla di circa 80.000 combattenti e un 200.000-250.000 fiancheggiatori che poi aumentarono più o meno nell'ultima settimana prima della liberazione, che erano concentrate solo in alcune aree del paese, che erano le aree del nord-ovest, l'Emilia Romagna e la Toscana. Quindi la Resistenza fu la lotta condotta da una minoranza del popolo italiano, e fu quella minoranza che però conquistò per tutto il popolo italiano delle benemerenze anche di tipo politico, che, guardate, furono formalmente riconosciute anche nel patto di Vienna del 1947. Se noi andiamo a leggere i documenti di Vienna del 1947, ci accorgiamo che anche il fatto di avere combattuto l'esercito nazifascista è un dato che ci consente di entrare nell'ONU. Allora ecco perché dobbiamo pensare e dire che senza la Resistenza noi non avremmo avuto questa Costituzione. E in quell'anno e mezzo in cui scrissero la Costituzione, vedete, si creò uno straordinario ethos comune, una volontà eccezionale, perché eccezionale era la situazione. L'avete visto? Guardate che quel filmato che abbiamo visto all'inizio ha un significato straordinario, perché mette insieme tre persone che erano di estrazione politica completamente diversa. Un insieme di persone che decide e che trova la forza, il coraggio, l'attrezzatura culturale per scrivere le regole fondamentali della nostra comunità, per tutti, regole per tutti e per lungo tempo. Pensate che la nostra Costituzione alla fine è stata approvata con solo 62 voti contrari, su 556, secondo le assenze, ma insomma c'era un dissenso dell'11%. Quindi la nostra Costituzione è stata quella che deve essere una Costituzione,
quello che è una Costituzione, cioè è il patto fondativo, è la carta fondamentale di una comunità ed è la carta scritta da molti, per tutti. La Costituzione è scritta da molti e per tutti. Quando nel filmato avete visto tre persone che firmano, ricordate chi erano? Erano De Gasperi, che era il capo del governo ed era un democristiano. Era De Nicola, che era il capo dello Stato ed era un liberale. E c'era Umberto Terracini, che era il presidente dell'Assemblea Costituente ed era un comunista. Quel pezzo di storia che avete visto lì mette insieme tre ideali, tre visioni del mondo e dello Stato completamente diverse, che però avevano trovato una sintonia, un'idea comune, proprio per scrivere delle regole per la nostra comunità e scriverle tutti insieme e per tutti. Questa nostra Costituzione è divisa in due parti. La prima è quella che parla dei diritti e dei doveri, delle libertà delle persone, e la seconda è quella che parla della organizzazione del nostro Stato, del nostro governo, del nostro vivere insieme. Anche io, come tanti, per molto tempo, quando studiavo e quando leggevo la Costituzione, sono sempre rimasto attratto dalla prima parte, perché è più semplice essere attratti, le libertà, i diritti. E però poi, se noi ci pensiamo, la seconda parte della nostra Costituzione, che riguarda l'organizzazione del potere per realizzare i diritti, per tutelare le libertà, guardate che ha la stessa importanza della prima. Il primo articolo, lo avete sentito anche nel filmato, è l'articolo 1, dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Abbiamo tre concetti fondamentali che ci vengono da questo primo articolo. Repubblica, democratica, lavoro. Repubblica che significa? Res pubblica, cioè cosa pubblica, cosa comune. L'idea di fondo della forma repubblicana è che lo Stato repubblicano è una cosa comune, quindi di tutti. Lo Stato è di tutti. Si contrappone ad una concezione che veniva dal passato, dello Stato patrimoniale, cioè dello Stato che era la cosa di una persona sola, del dittatore, del re, del monarca. La Repubblica res pubblica è lo Stato di tutti, e quindi se è lo Stato di tutti noi, siamo proprio noi lo Stato. Ed allora se è di tutti, nessuno può servirsi dello Stato per fini particolari. Non è consentito a nessuno utilizzare alcuna delle funzioni dello Stato, la funzione legislativa, la funzione giudiziaria, per fini particolari. Democratica. Che significa democratica? Potere, popolo. Guardate, la democrazia è un modo per stare insieme che ha sempre lasciato delle perplessità, perché si basa sulla regola della maggioranza. Non so, ci sono dei ragazzi, nell'ora d'aria vi dovete organizzare, non sono io. Nell'ora d'aria vi dovete organizzare e dovete stabilire se si gioca a pallacanestro o a calcio. E come fate a stabilirlo? Allora, ci sono due modi. O eleggete un capo che decide sempre lui, dice si gioca a calcio. Poi magari voi siete tutti scontenti, non vi piace perché volete giocare a pallacanestro, ma quello ha deciso che si gioca a calcio, si gioca a calcio. Ma vi pare giusto? E se no c'è un altro modo. Qual è l'altro modo? Che siate tutti d'accordo, ma secondo voi, se dovete decidere se giocare a calcio o a pallacanestro e dovete trovare l'accordo, ma quanto starete a mettervi d'accordo?
chi vuole giocare a pallacanestro, chi vuole giocare a calcio, e allora discutiamo, e io dico la mia, e lui dice la sua, è passata l'ora di ricreazione, e arrivederci, non avete già detto. Allora, c'è un altro metodo, ragazzi, e che si dice, va, allora vediamo chi vuole giocare a calcio e chi vuole giocare a pallacanestro. Se quelli che vogliono giocare a calcio sono di più di quelli che vogliono giocare a pallacanestro, si gioca a calcio. Questa è la democrazia. È un'idea un po' così, beh, questa è la democrazia. E non è piaciuta sempre a tanti, per esempio tutta la nostra cultura filosofica e cultura politica è influenzata da un signore che si chiamava Platone, ora in Spagna. E questo signore che si chiamava Platone era molto come dire, critico nei confronti della democrazia, perché diceva, ma guardate, ma perché alla fine la democrazia? La democrazia significa che noi parifichiamo quelli che hanno studiato e che si sono organizzati per gestire la vita politica con tutti gli altri. E a partire da Platone in poi ci sono stati tantissimi che hanno espresso delle perplessità sulla democrazia. Non la voglio fare troppo lunga, tutti conoscete Norberto Bobbio, eppure ci sono dei passaggi in cui Bobbio, sul cui, come dire, sul cui spirito democratico non si possono trovare dubbi, in cui lui evidenzia queste perplessità. E perché queste perplessità? Perché il criterio della quantità in realtà non assicura la qualità. Avete mai sentito parlare a scuola di Hitler? Vi hanno mai spiegato chi era Hitler, il nazismo? Era un signore che mandò a gassificare milioni di ebrei. Per questo signore i bambini non potevano andare a scuola se erano ebrei. E dei bambini e dei ragazzi della vostra età finirono nelle camere a gas. Questo era il nazismo. E il corrispondente del nazismo che noi abbiamo vissuto, perché era il fascismo, nel 1938 approvò delle leggi, che erano le leggi razziali, sulla base delle quali leggi un bambino come voi non poteva andare a scuola solo perché era ebreo. Mi sembra giusto questo. Eppure, vedete, questi signori avevano la maggioranza. Il Terzo Reich fu eletto sulla base e conquistò il potere sulla base di elezioni democratiche. Ecco allora che non sempre la quantità equivale a qualità. E però rimane, direi, invincibile l'idea che non c'è un sistema migliore. Noi oggi critichiamo questa nostra democrazia, la crisi della politica, la perdita di fiducia nella classe politica, la corruzione sistemica, ma perché, scusate, nelle dittature non c'è la corruzione? I dittatori non sono anch'essi dei corrotti, e come? Basta guardare un pochino attorno a noi, non andare troppo lontano e troveremo della corruzione. E allora non comanda uno, comandano pochi? Il governo degli ottimati? Il governo dei migliori? E chi li sceglie i migliori? Cioè, se dovete decidere che tra di voi saranno tre a stabilire se si gioca a calcio o si gioca a pallacanestro, e come stabilite chi sono quei tre? Tu lo sai? No, non lo so neanche io. Siamo in due. Quindi la democrazia ha tanti difetti, ma teniamola stretta, teniamocela stretta. Per una democrazia servono ovviamente regole, ma serve, vedete, soprattutto il rispetto delle regole. E serve assimilare, secondo me, un'idea di fondo che c'è difficile assimilare. Guardate ragazzi, è difficile assimilarla a noi adulti, non a voi. E cioè che le regole non devono essere rispettate per obbedienza. Non è l'idea dell'obbedienza che può farci
rispettare le regole e che ci dobbiamo convincere che rispettare le regole ci conviene. Serve nella democrazia un sistema per scegliere i nostri rappresentanti, che veda la partecipazione di tutti, quindi un suffragio elettorale universale, dove ci siano delle vere offerte politiche. Ora sentiamo parlare spesso di queste le liste collegate, le liste civetta, le liste X, le liste Y. Serve invece un sistema elettorale che produca maggioranze vere, non artificiose. E servono istituzioni di garanzia e di controllo che siano sottratte alla influenza della maggioranza. Ecco l'idea della separazione dei poteri, che non è solo l'idea della separazione dei poteri che riguarda i tre grandi poteri dello Stato, ma è qualcosa di più capillare. La separazione, per esempio, in un'epoca come la nostra, tra la disponibilità dei mezzi di comunicazione e il potere, ha molto a che fare con quel principio di separazione dei poteri che accoglie la nostra Costituzione, ma che viene ben più da lontano della nostra Costituzione, ma non posso ovviamente dilungarmi su questo. Repubblica democratica fondata sul lavoro. E anche qui questo testo in qualche modo incrocia il mio personale, perché Ventura volle che io in quegli anni, nella metà degli anni 70, detti a Bologna l'esame di diritto del lavoro e di diritto sindacale con un signore che si chiamava Gino Giugni e che è il padre dello Statuto dei lavoratori. Ai tempi della Costituente le sinistre avevano proposto di scrivere questo primo articolo come Repubblica Democratica di lavoratori. Sapete chi fu che volle invece parlare di Repubblica fondata sul lavoro? L'onorevole Fanfani. Ebbe lui l'idea di propugnare questa soluzione e sostenne Fanfani in maniera convincente che questa espressione fondata sul lavoro esclude che la nostra Repubblica possa essere fondata sul privilegio, sulla ricchezza ereditata. Quindi l'articolo 1 sancisce che il fondamento della nostra Repubblica è il lavoro. Il lavoro è il fondamento della Repubblica Democratica. Ed infatti la Repubblica Democratica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Articolo 4, primo comma della nostra Costituzione. E il lavoro che cos'è? Che cos'è il lavoro? È lo strumento con il quale ciascuno di noi contribuisce al progresso materiale e spirituale della società. Articolo 4, secondo comma della nostra Costituzione. Vedete, ci sono altri articoli della nostra Costituzione che vanno letti direttamente in collegamento con questo articolo 1. C'è l'articolo 35. Che stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. E l'articolo 36, che stabilisce che il lavoratore ha diritto, ascoltatemi un attimo, che forse non ce lo ricordiamo questo articolo, ce lo dimentichiamo troppo spesso, il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Fermatevi un attimo a pensare. Ma vi sembra che i raccoglitori di pomodoro e di frutta in Puglia, i raccoglitori di arance in Calabria, le ragazze e i giovani poco più grandi di voi ragazzi che lavorano nei call center abbiano una paga che rispecchia questo principio sancito dalla nostra Costituzione? A me pare di no, e a me pare che questo sia un problema di cui dovremmo farci carico tutti.
Sì, viviamo una stagione difficile, lo sappiamo, ce l'hanno spiegato e ce lo spiegano sempre gli esperti. Sono stati messi in crisi diritti, acquisizioni consolidate in materia di lavoro, ci spiegano con questa parola difficile che la globalizzazione, che le nostre imprese sono costrette, con un altro termine che viene usato ed abusato, a delocalizzare, cioè significa una cosa molto semplice, ragazzi, che se io devo costruire il pallone con il quale voi giocate, la palla con la quale voi giocate a calcio, se devo rispettare le regole poste dalla mia Costituzione, a me la palla con la quale voi giocate a calcio costa 10, diciamo 10 euro. Però se io vado in un altro paese dove il lavoro costa meno e dove le persone che lavorano vengono pagate di meno, la palla mi costa 5. E allora, se la palla mi costa 5, io la posso vendere a meno. E quindi faccio concorrenza a quell'imprenditore che, invece, rispettando le regole, dando le giuste paga, ha certi costi. E quindi ci hanno spiegato che per questa cosa qui bisogna necessariamente ridurre in qualche modo quelle regole che la nostra Costituzione ha fissato per il diritto al lavoro. Ed è questo lavoro come fondamento della nostra Repubblica Democratica una cosa basilare, perché vedete, se si perde il lavoro, ragazzi, si perde la possibilità di programmare il proprio futuro. Tutti voi, quando andate a scuola, quando studiate, quando parlate con la maestra, con l'insegnante, pensate a quello che vorrete fare da grandi. Lo abbiamo sempre fatto tutti. Io voglio fare l'ingegnere, io voglio fare il medico, io voglio fare il falegname. Se si perde questa possibilità di immaginare quello che si può fare da grandi, è una situazione disperata e disperante. Quello che non bisogna assolutamente fare, quello che bisogna assolutamente impedire, e che si perda la prospettiva del futuro. Ed è un impegno solenne questo che ci chiede la Costituzione, fare ciascuno di noi, ognuno di noi, quel qualcosa che è necessario per impedire che poi alla fine le ragioni del profitto di pochi annientino la speranza di una vita libera e dignitosa di molti. Che significa un'altra cosa, che il primato della economia sulla politica non è ineluttabile, guardate, che le cose forse possono cambiare. E ha ragione, secondo me, chi dice, qui ora devo parlare un po' più difficile, ragazzi, che la grande scommessa del moderno costituzionalismo sia proprio questa, cioè quella di sostituire alla globalizzazione dell'economia, la globalizzazione dei diritti. E a proposito di lavoro, voglio ancora dire una cosa. Guardate, di questo lavoro, che è il fondamento della nostra Repubblica Democratica, non si può morire. Il lavoro non può essere causa di morte. Quella della sicurezza sul lavoro è una delle grandi questioni della nostra epoca. Anche qui si dice che la sicurezza costa troppo, che applicare le regole della sicurezza comporta che le nostre imprese vanno fuori mercato, che ci sono altre imprese che producono a costi inferiori. Ma quali costi? A quali prezzi? Quanti anni avete, ragazzi? Quanto? 15 tu? Tu? 15 tu? 11. Sapete quanti bambini, quanti ragazzi come voi ci sono nel mondo che non vanno a scuola? Avete idea? 150 milioni. Secondo i dati dell'UNICEF ci sono 150 milioni di bambini che non vanno a scuola.
che non giocano a calcio, a pallacanestro come voi. Sapete dove vanno? Vanno nelle miniere, vanno nelle fabbriche, a contatto con vernici tossiche e con altri prodotti velenosi che li fanno ammalare e morire. Allora io mi chiedo e vi chiedo se ci sono paesi come la Cambogia, come lo Zimbabwe, come l'India, in cui avviene tutto questo, ricordate tutti la bellissima storia di Iqbal Masih, siamo noi che dobbiamo adeguarci a loro o loro che devono adeguarsi a noi? Dobbiamo o no batterci nei consessi internazionali perché quei paesi siano messi in condizione di progredire e di non sfruttare più il lavoro minorile? E dobbiamo farli perché qui non si tratta, non faccio politica, così forse la faccio, ma è politica costituzionale perché me lo dice la Costituzione. Terzo comma dell'articolo 35. La Repubblica promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Ed allora, sulla base di questo articolo della nostra Costituzione, dobbiamo o no chiedere che le imprese che sfruttano il lavoro minorile, facendo valere la logica del profitto ad ogni costo e sulla vita di bambini come voi e anche più piccoli di voi, noi abbiamo il diritto e il dovere di chiedere che siano penalizzate e non premiate? Io credo proprio di sì, credo proprio che questo dovere ce lo abbiamo, perché ce lo impone la nostra Costituzione. L'articolo 1 prosegue dicendo che la sovranità appartiene al popolo, però attenzione che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. È un passaggio importantissimo, perché i nostri costituenti hanno pensato che sia il caso di dire e di precisare nelle forme e nei limiti della Costituzione. Guardate che la sovranità appartenga al popolo è frutto di lotte secolari, ora senza stare a fare la storia, c'era l'articolo 25 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 27 luglio 1793 che diceva che la sovranità risiede nel popolo, ma attenzione perché sul concetto di popolo e di potere al popolo dobbiamo intenderci. Perché? Perché guardate, tanto per rimanere in Francia, popolo erano pure le maglie, ricordate? Che sferruzzavano sotto la ghigliottina. Le tricotes. E popolo era anche quello che secondo il Vangelo di Marco e di Matteo preferì Barabba a Gesù Cristo. E vedete, io credo, anzi non io credo, i nostri costituenti ce l'avevano ben presente. E ci avevano ben presente che la regola del principio di maggioranza su cui si basa la democrazia non pone al riparo da involuzioni autoritarie, perché sapevano che, come dicevo prima, Hitler aveva conquistato il potere con elezioni democratiche e sapevano che anche da noi Mussolini fu sostenuto dalla maggioranza del popolo italiano. Perché Mussolini fu sostenuto dalla maggioranza del popolo italiano, fu il giorno dopo la liberazione che la maggioranza divenne contro Mussolini, ma prima la maggioranza era pro Mussolini. E fatemelo aggiungere, magistrati compresi. Ed allora, se è vero che il vertice dell'ordinamento costituzionale è il popolo, è altrettanto vero che un potere senza limiti è pericoloso. Ecco perché la Costituzione precisa nelle forme e nei limiti della Costituzione. Perché sapevano i nostri costituenti che noi come popolo spesso siamo vittima delle nostre pulsioni negative, che non sono pulsioni nostre. L'egoismo, il tornacontismo, l'individualismo, e che la competenza e il senso di responsabilità nell'affrontare i problemi non sempre sono patrimonio di tutti, mentre dovrebbero essere sempre patrimonio della buona politica e dei buoni politici.
e perciò hanno posto dei limiti a questo potere del popolo. E la seconda parte della Costituzione organizza proprio il governo della Repubblica con l'obiettivo di impedire che noi si possa rimanere vittima delle pulsioni negative del popolo. Ora, c'ho ancora qualche po' di tempo, lei quando... sono ancora all'articolo 1. Allora, insomma, mi leggo l'orologio come fanno quelli che bravi, che sono i grandi, e comincio. Hanno per esempio stabilito una serie di limiti di contrappesi nella seconda parte della Costituzione proprio per evitare che vi siano degli effetti negativi del ricorso al popolo. Per esempio, pensate al referendum. L'istituto del referendum viene sempre invocato. Ora, negli ultimi 20 anni di referendum abbiamo sentito parlare in continuazione, è un istituto sicuramente validissimo e positivo, e sostanzialmente rivolgersi direttamente al popolo. Con questo istituto c'è una diretta partecipazione, diretta ingerenza di tutto il popolo nella attività legislativa, e però i nostri costituenti, che erano lungimiranti, hanno sottratto una serie di materie alla possibilità di referendum, perché hanno escluso per esempio le leggi tributarie e di bilancio, hanno escluso le leggi di amnistia e di indulto, hanno escluso le leggi di autorizzazione e di ratificazione dei trattati internazionali. E perché l'hanno escluso? Perché, vedete, hanno tenuto conto delle nostre paure, della paura del diverso, dello straniero. Spesso sono alimentate ed enfatizzate per sfruttare politicamente le nostre istintive reazioni. Ed è per questo che hanno escluso, per esempio, le leggi di amnistia, le leggi di indulto, le leggi tributarie, che ci avevano ben presente il tradizionale, difficilissimo rapporto che noi italiani abbiamo con le tasse. Eppure in una democrazia matura, pagare le tasse non deve essere un obbligo, deve essere espressione della volontà di contribuire al bene comune. Vedete, la nostra Costituzione si dice fatta di diritti, libertà e doveri. C'è una corrispondenza, diritto, dovere. Noi abbiamo il dovere di pagare le tasse, perché ce lo dice l'articolo 53 della nostra Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Ragazzi, quando uscirete da qui, per andare a casa, farete una strada? E chi l'ha fatta quella strada? Chi l'ha fatta? Il comune o lo Stato? E lo Stato e il comune dove li piglia i soldi? Le tasse, bravo. Ma se noi non paghiamo le tasse, tu a casa ci torni su una mulattiera. Poi si fa buio, magari si fa buio perché c'è un logorroico che si chiama squillace, che non finisce più di parlare, nonostante il dottore Palumbo gli faccia stringi, stringi, che qua stiamo arrivando alla fine, e il dottore Squillace ha ancora altri 2 articoli da trattare, non sa come fare, e si fa buio e si fa notte. E allora tu cosa fai per tornare a casa? C'è la luce. Perché c'è la luce? Perché c'è l'illuminazione pubblica. E chi l'ha messa la luce? Tu? No? Chi l'ha messa? Il comune, lo Stato. E i soldi per pagare la luce? E i soldi per pagare i lampioni? Ecco, dovremmo ricominciare a ragionare in termini semplici e dovremmo convincerci che non pagare le tasse è un furto all'intera comunità, e sottrarre qualche cosa a noi.
Ma vedete, è una cosa della quale non riusciamo a convincerci. Tempo fa mi è capitato, per motivi di lavoro, di ascoltare un importante operatore della comunicazione che parlava con un importantissimo imprenditore che era accusato di due gravi reati. Un reato era un reato contro il patrimonio e un altro reato era evasione fiscale. E questo importantissimo operatore della comunicazione disse all'importantissimo imprenditore: guarda, non ti preoccupare, l'importante è che non vada a finire sui giornali, che non si parli troppo dell'altro reato, perché se si parla che hai evaso il fisco, non importa. Io non dico che avesse torto questo signore, aveva perfettamente ragione. Era una fotografia, era un pezzo disarmante del nostro modo di essere e della idea che noi abbiamo rispetto al dovere di pagare le tasse. E vedete, è proprio perché i nostri costituenti sapevano anche che limiti e contrappesi servono non solo per il popolo complessivamente inteso, ma anche per gli eletti del popolo e per i suoi rappresentanti, hanno creato un istituto, che è quello della Corte Costituzionale, che si occupa di annullare quelle leggi che i nostri rappresentanti e che il Parlamento fa quando quelle leggi che fa il Parlamento non rispettano la Costituzione. Quindi vedete come c'era tutta una costruzione molto logica, molto efficace, di pesi e di contrappesi. E perché? Perché sapevano i nostri costituenti del pericolo gravissimo che si corre quando c'è qualcuno che si rivolge direttamente al popolo. Quando si rischia di cadere in quella forma pericolosissima che è della politica, che è il populismo, cioè che è l'esaltazione demagogica del popolo come unico depositario dei valori, e si cerca un diretto rapporto. Guardate che questa è la logica che nei secoli scorsi hanno seguito i dittatori, ed è il grande pericolo che noi corriamo oggi. Sì, oggi che siamo nell'epoca della comunicazione di massa, di internet, oggi che siamo nell'epoca della crisi della politica e delle forme della politica, oggi che ai nostri occhi la politica ha perso prestigio, perché i politici hanno perso prestigio, perché troppo spesso e troppe volte hanno cercato il tornaconto particolare ed hanno trascurato il bene comune. E vedete, però dobbiamo stare attenti, perché in queste situazioni che viene fuori il leader, colui che è telegenico, colui che sa comunicare, colui che ha molti followers, si dice così, non vorrei. Ecco, c'è la paura che diventi il moderno dittatore. Le varie forme, le varie forme di degenerazione populistiche che la storia ci ha tramandato, hanno sempre avuto e sono sempre state caratterizzate da una leadership di tipo carismatico. E presentano delle caratteristiche costanti: crisi economica, crisi della politica per perdita di prestigio della classe politica che tende a perpetuare ad ogni costo il proprio potere, dimenticando il bene comune, conseguentemente emersione del leader che si rivolge direttamente al popolo, salta completamente tutte le formazioni intermedie e cerca un rapporto diretto con il popolo. Ma non erano così Hitler e Mussolini. Guardate che Hitler e Mussolini piacevano al popolo, erano dei gran figli, si direbbe oggi. Bucherebbero il video Hitler e Mussolini di questo tempo. E c'è qualcuno. E il popolo si affida al leader. Perché si affida al leader? Perché è quello che fa le cose.
perché è quello che ci risolve il problema e che è quello che ci risparmia la sofferenza in una situazione di enorme difficoltà, di doverci fare carico, di trovare una soluzione a una, in una situazione nella quale la soluzione non riusciamo a vederla. E allora ci viene automatico dire, pensare, ma insomma se tutto non va, se tutto è sbagliato, ma forse viene lui, magari lui sa e risolve i problemi, e io mi scarico anche. È una questione, direi quasi di subliminare, una questione di subconscio collettivo, e io mi scarico di responsabilità. E quindi il leader costruisce la sua politica sull'antipolitica, trae forza da questo, da questa sorta di affidamento fideistico, per proclamarsi poi alla fine al di sopra delle regole, e poi quando ci accorgiamo del disastro, la frittata è già fatta. E i nostri costituenti, vedete, sono stati previdenti, proprio perché ricordavano gli appelli al popolo di Goebbels, che era il comunicatore di Hitler, ed hanno previsto appunto questo sistema di pesi e contrappesi nella seconda parte della Costituzione. Quindi sta a noi saper difendere questo sistema di pesi e contrappesi. Non ad oltranza, perché non esiste la Costituzione che non abbia bisogno di adeguamenti, ma dagli stravolgimenti che ne impaccano i principi, sì. Ho 5 minuti per parlare dell'articolo 3. Allora, vi volevo dire, salto l'articolo 2. L'articolo 3 è quello che caratterizza la nostra Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica e di condizioni sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, il principio dell'articolo 3 è generalmente chiamato, tutti lo citiamo, come il principio di eguaglianza. Ma in realtà, se ci pensiamo bene, non è il principio di eguaglianza il principio cardine. Non è importante l'uguaglianza, perché in realtà non è vero che siamo uguali. È vero il contrario. È vero che siamo tutti diversi. E allora, qual è il principio cardine che ci dà l'articolo 3? È la pari dignità. È la pari dignità sociale. È quella che ha un valore simbolico e ideale altissimo. E vedete, la dignità, appartiene a tutti, agli uomini e alle donne, appartiene agli eterosessuali e agli omosessuali. La dignità appartiene a chi ha la pelle bianca e a chi ha la pelle nera. Appartiene a chi è dell'una e dell'altra etnia, a chi parla l'italiano e a chi parla un'altra lingua. La dignità appartiene a tutti, anche se si è nati nell'una o nell'altra sponda del Mediterraneo. Appartiene a chi risiede e a chi è nomade. Guardate che la dignità, per la nostra Costituzione, appartiene a tutti, a chi è di religione cristiana, a chi è di religione ebraica, a chi è di religione islamica e a chi religione non ha. Non dimentichiamo le leggi razziali del nostro paese nel 1938. Dunque la dignità, ragazzi, è di tutti. La dignità è del povero, è del barbone, è del condannato, è del malato, è del folle. Nessuno può essere
pregiudicato e deve essere pregiudicato per una sua libera scelta o per una sua condizione. Questo è il principio di dignità che ci lascia l'articolo 3. Io devo necessariamente finire. Vorrei solo dire due cose prima di chiudere. La prima, la nostra Costituzione finisce con l'articolo 139. L'articolo 139 dice che non può essere soggetta a revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato. Attenzione a dare contenuto a questa frase e a questo principio. Che cos'è che non può essere soggetta a revisione? Solo la forma repubblicana in sé? O quella forma repubblicana che ci viene dai primi 12, io direi 13 articoli della nostra Costituzione? È quella la forma repubblicana che non può essere soggetta a revisione. E a questo dobbiamo stare attenti quando si parla di modifica della Costituzione. C'è una metafora bellissima che viene fuori da un dialogo, da un confronto tra Piero Calamandrei e Togliatti in Costituzione. Una citazione di un passo dantesco in cui credo fosse Togliatti che lo diceva a Calamandrei, ma non sono certo, dice: noi dobbiamo essere come quello che va di notte e porta il lume dietro di sé, perché chi ven dietro si illumini. I nostri costituenti hanno fatto così e sono stato così. Io credo che stia a noi non perdere di vista quella luce che ci hanno lasciato. Grazie. Il 26 gennaio 1955, ad iniziativa di un gruppo di studenti universitari e medi, fu organizzato a Milano, nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, un ciclo di 7 conferenze sulla Costituzione italiana, invitando insigni cultori del diritto ad illustrare, in modo accessibile a tutti, i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita associata. Il corso è stato inaugurato e concluso da Piero Calamandrei, e non senza nostra viva commozione egli ritorna oggi tra noi con la sua eloquenza nobile pur semplice, con dottrina profonda, scientificamente serena e civilmente incitatrice. La parola del maestro indimenticabile suona oggi ancora come un altissimo richiamo all'impegno scientifico e morale di tutti i giovani che si apprestano ad una sempre rinnovata battaglia di civiltà, di progresso, di libertà. Ecco la parte sostanziale di ciò che gli disse introducendo il corso e precisando i fondamenti storici della Costituzione. Ora, vedete, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione, di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati qui, in questi articoli. E a sapere intendere dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie. Ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma questo è Cavour.
quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica una indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo. O quando nell'articolo 52 io leggo a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, esercito di popolo, ma questo è Garibaldi. E quando leggo all'articolo 27 non è ammessa la pena di morte, ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.